Buongiorno, siamo qui con Padre Eraldo Cacchione, gesuita, insegnante all'Istituto Leone XIII di Milano, coordinatore dell'innovazione e didattica per la rete delle scuole dei gesuiti italiane. Allora, Padre Eraldo ci racconterà di questo progetto che si chiama Curriculum Mapping e sentiamo che cosa ha da dirci. Il progetto del curriculum mapping nasce in seno alla collaborazione con altri insegnanti di diverse provenienze, con esperti in IT, di consulenza IT e con editori e giornalisti, in uno straordinario progetto che ha preso vita l'anno scorso e si chiama Impara Digitale, un'associazione, un centro studi che propone di offrire competenze diverse, diversificate e complementari tra loro per entrare nel mondo del futuro, nell'educazione per competenze nelle tecnologie e quindi fornire diverse competenze in questo ambito. Quindi in che cosa consiste questo curriculum mapping e come si inquadra appunto nell'ottica della didattica per competenze di cui sentiamo tanto parlare e di cui forse ci sarebbe bisogno di parlare sempre di più, direi? Sempre di più perché stiamo andando verso una frontiera legislativa europea e italiana che mette al centro della didattica la persona dello studente e le sue competenze in uscita piuttosto che la persona dell'insegnante e il suo programma in entrata. Questa riforma legislativa deve andare in porto perché ci sono delle indicazioni dell'Europa che ha già identificato alcune competenze che ogni studente che esce da ogni Stato membro dell'Unione Europea deve avere alla fine di diversi cicli, secondo il percorso educativo che ha fatto e secondo il livello che ha. E a questo punto la domanda è come fare a avere la possibilità di scrivere dei curricula che siano innanzitutto scritti in modo per competenze e non siano la somma dei percorsi disciplinari, in primo luogo. In secondo luogo, che siano condivisibili all'interno di una stessa scuola, all'interno di scuole, di reti di scuole che possono avere obiettivi e finalità comune, all'interno di una nazione, eventualmente anche all'interno dell'Europa, se c'è diciamo, una piattaforma di competenze curricolari comune. E come fare a supervisionare questi curricula per verificarne l'efficacia, l'effettività e quindi diciamo, dare evidenza del fatto che quello che si studia. Quindi visto che tu sei uno sperimentatore in questo senso e quindi porti un'esperienza molto interessante, facci proprio un esempio di applicazione di questo curriculum mapping. L'applicazione è semplice. Io farei e ho fatto la domanda: quando ti trovi nella tua scuola, come scrivi la tua progettazione e programmazione curriculare come professore? Cosa ti viene richiesto dalla scuola? Prendiamo quattro scuole diverse, a uno gliela fanno scrivere a penna, forse ancora qualcuno c'è, a un altro sul suo modulo di Word, scritto come viene. Qualche scuola già inizia a dare delle indicazioni comuni, altri fanno il copia e incolla della progettazione fatta da altri professori o dai progettazioni di eccellenza che lavorano, che esistono in internet. Qualcuno utilizza già il linguaggio delle competenze, qualcuno utilizza ancora un linguaggio anche diciamo, normativamente obsoleto della materia. Come fare quindi a far sì che io possa costruire la mia progettazione in modo intelligibile e condivisibile, superando tutti questi ostacoli che abbiamo detto? Ci vorrebbe una piattaforma. Ecco, infatti qui arriviamo al punto perché in un certo senso, che è un po' il tema diciamo, di cui si parla anche tanto, come si arriva anche a una modellizzazione di esperienze interessanti, perché la percezione che abbiamo è che in molti casi nelle scuole ci sono esperienze anche interessanti ma che poi rimangono come degli spot. Invece in questo senso mi sembra che il vostro progetto sia un progetto che mira a creare un modello condiviso ed esteso all'Italia e perché no all'Europa, quindi coinvolgere anche altri insegnanti. Da un lato un modello di progettazione per competenze e di didattica per competenze e quindi anche di valutazione per competenze, ma il modello che può o non può funzionare ha bisogno di una piattaforma su cui si possa mappare quello che diverse scuole stanno facendo e di conseguenza condividere, supervisionare, valutare. Allora, il mio sogno sarebbe, il nostro sogno sarebbe se esistesse una piattaforma open source, software as a service, cioè che non sia legata a un particolare sviluppatore di software e quindi incatenante, che sia facile da usare anche per degli insegnanti e che permetta di integrare una serie di servizi digitali
in modo tale da avere la mappatura del curriculum, cioè la possibilità di leggere tutto quello che è la progettazione, l'attuazione e la valutazione del curriculum. Cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe una piattaforma che molto facilmente aiuti l'insegnante, gli tracci la strada su cui scrivere la propria progettazione, dando dei riferimenti che sono quelli della normativa italiana e europea, in modo che lui possa, o lei possa riempire gli spazi ai campi e si disegna il curriculum. Questa piattaforma poi dovrebbe avere diversi tipi di visualizzazione, la visualizzazione progettazione in cui appunto sei guidato con un wizard o semplicemente riempendo, diciamo, gli spazi di una piattaforma condivisibile, la visualizzazione in uso, quindi io al giorno in cui mi trovo so già che cosa ho progettato e posso anche regolarlo se mi trovo avanti e indietro nel mio percorso, quindi anche una visualizzazione timeline, vedo tutta la mia progettazione settimana per settimana, la visualizzazione repository, quali contenuti digitali ho progettato di appendere, è una mappa, di appendere alle tali lezioni, quali contenuti digitali ho creato in classe e posso appendere dopo aver fatto, la visualizzazione dal basso dello studente che non vede ovviamente tutto il percorso ma magari vede solo quello che può scaricare o quello che può uploadare nel singolo docente, e la visualizzazione dirigente scolastico che possa supervisionare il lavoro, nonché ultimo la visualizzazione condivisioni. Cosa fa il mio collega di biologia del mio stesso anno in un'altra scuola in Italia o in Europa? Quali idee possiamo mettere insieme? Quali sono le sue intuizioni? Quali sono le mie? Come possiamo lavorare su questo? Capite che avremmo una cosa, secondo me, straordinaria. Non esiste, il fatto di essere indietro su questo in Europa continentale potrebbe permettere di balzare direttamente in avanti. Che io sappia, l'unico sistema di curriculum mapping veramente efficace esiste nei paesi anglosassoni, è un servizio proprietario a pagamento, si chiama Atlas, molto usato in America, in Inghilterra e in altri stati, e è anche molto sviluppato, ma non avrebbe questo fattore che secondo me è importante dal punto di vista sociale, certo, di essere aperto. E un servizio alla scuola. Quindi per chi si occupa di tecnologie come te, anche come me, diciamo che questo progetto conferma appunto come la tecnologia non sia un qualcosa fine a se stesso, ma è un qualcosa che è al servizio di una didattica che viene pensata in una maniera diversa. Siccome sono molto pragmatica, mi piacerebbe capire poi il risultato di questo lavoro, quindi della didattica per competenza attraverso strumenti come questo, da parte dei ragazzi, cioè se hai un qualcosa da raccontarci, un lavoro che è stato fatto lavorando appunto in questa maniera, che ti ha particolarmente colpito o che possa essere particolarmente significativo come modellizzabile, usiamo questa parola. Non voglio rubare esperienze che ho imparato da altri e sto applicando in classe, come quello di lavorare collaborativamente su unità interdisciplinari per competenze, che per esempio nella quarta ginnasio in cui sono insegnante sta funzionando molto bene, scegliendo per esempio un tema trasversale come può essere, non so, noi siamo partiti con un tema unire cielo e terra in quarta ginnasio, trattato dal punto di vista dell'epica, del greco, del latino, della religione, della storia, geografia e delle scienze. Ma voglio presentarvi un'esperienza che sto facendo, che si sta rivelando incredibile, che è quella di lavorare su una competenza o su un set di competenze, diciamo, ben identificate, che potrei definire come da un lato la competenza del padroneggiare proprio la tecnologia digitale, dall'altro la competenza dell'esprimersi e del comunicare nella propria lingua, che è quella di far fare ai ragazzi nell'ora di religione, che normalmente è sventurata dal punto di vista proprio della valutazione della serietà della disciplina, ho eliminato il quaderno e ho fatto creare ai ragazzi un blog personale in un network di blogs di classe. E questo mi sta facendo vedere dei risultati al di là di ogni ragionevole immaginazione. I ragazzi, trovandosi in un linguaggio a loro veramente connaturale, fanno questo blog molto bello, ognuno lo personalizza, lo veste, diciamo, secondo la propria sensibilità, scrivono meglio, scrivono di più. Li educo anche a validare le fonti, se scopro che copiano vengono beccati immediatamente e mi dà l'utilizzo, e questo sarebbe, esatto, una delle competenze di cittadinanza digitale, chiamiamo. Bisogna anticipare oggi assolutamente il lavoro sulla critica delle fonti, sull'utilizzo critico delle fonti, e questo mi permette di farlo.
E soprattutto non ho un quaderno che normalmente in religione viene trattato male o la cenerentola dei quaderni, e ho tracciato e mappato di nuovo tutto il loro percorso individuale e di classe e condivisibile. Ora sto iniziando facendo fare loro dei post dopo ogni lezione su domande specifiche e dopo gli insegnerò a commentare i post dei propri compagni. E alla fine potremmo presentare, volendo addirittura, il percorso di tutta la classe e il percorso dei singoli. E questo è disponibile gratuitamente utilizzando fenomeni come WordPress o Blogger o qualsiasi altro blog. Bisogna solo saperlo fare, avere un po' di buona volontà e, come in tutte le cose, preparare bene lo strumento prima di utilizzarlo. Quindi abbiamo introdotto anche un'altra parola, quindi la collaborazione. Che è, chiaramente l'abbiamo data per scontata, ma forse per molti non lo è. Bene, noi ringraziamo Padre Eraldo e ci auguriamo di trovarlo al prossimo convegno, che magari ci viene a raccontare questa piattaforma che magari esisterà. Benissimo, grazie. Arrivederci.